Buongiorno a tutti. Allora, io vi presento dei dati riguardanti l'atrofia muscolare spinale, una patologia considerata fino a 2 anni fa una patologia senza cura, causando proprio la più comune causa di morte genetica infantile, data proprio da questa degenerazione dei motoneuroni sia delle corna spinale sia a livello del troncoencefalo, portando una ipotonia atrofia muscolare fino a un arresto respiratorio, che è la causa principale della morte dei bambini. Da proprio la prima descrizione della patologia fino al riscontro del gene sono passati 100 anni, però è stata molto importante poi anche nei fini terapeutici, visto che il gene deputato a questa patologia si trova proprio al cromosoma 5, nella porzione 5q, una zona molto complessa, presentandosi nell'essere umano, diversamente da tutte le altre specie viventi, in due copie, in una telomerica che è l'SMN1 e in quella centromerica SMN2. Molto simili questi due geni, che differiscono tra l'un l'altro soltanto per 5 nucleotidi, ma questi 5 nucleotidi fanno sì che l'SMN2 porta a uno splicing alternativo del pre-mRNA, che porta poi alla produzione di una proteina, la quale una proteina monca che non riesce a fare le funzioni e viene degradata subito dalla cellula. Tant'è vero che poi, come vi mostrerò successivamente, i target terapeutici adesso validi si rivolgono proprio a modificare questo SMN2 e trasformarlo, tra virgolette, in un SMN1. L'SMN è una proteina che si trova ubiquitaramente in tutte le cellule del nostro sistema, in tutte le nostre cellule, però nel sistema nervoso ha una importanza molto più grande, anche se realmente i meccanismi non sono ancora tutto chiari. Per quanto riguarda come si presenta la malattia, si presenta in quella forma più grave, che è quella di tipo 1, e meno grave quella di tipo 2 e ancora più lieve quella di tipo 3. Nella parte 1 i pazienti non riescono a raggiungere i 2 anni di vita, invece nella forma 2 riescono a raggiungere i 25 anni, invece l'aspettativa di vita della forma 3 è quasi normale, nonostante che, diciamo, i deficit muscolari sono abbastanza importanti e la invalidità che porta a questa patologia è veramente importante. Parlando della terapia, la terapia innovativa di questa patologia, che ha cambiato poi tutta la storia di questo quadro, è proprio a che fare con questi nucleotidi, come vi spiegavo, che sono diversi, usando degli oligonucleotidi nonsense in quelle zone che possono modificare proprio trasformano in questo modo l'SMN2 a produrre una proteina con una lunghezza adeguata. I primi studi fatti, quelli che poi è quello il più importante, l'ENDIR, che è stato fatto riguardanti i pazienti affetti da SMA1, che ha portato poi a una che ha portato a, diciamo, troncare i studi clinici prima del vero endpoint per dei dati molto promettenti. Per questo l'AIFA nel settembre 2017 ha diciamo, dato delle indicazioni e raccomandazioni per tutti i tipi di SMA, anche se i dati preclinici erano soltanto riguardanti alla SMA1. E in quest'ottica i dati riguardanti le forme late onset come la SMA3 non sono dei dati ancora convalidati, nonostante che noi, riguardante le raccomandazioni dell'AIFA, diamo questo farmaco anche ai pazienti di SMA3. In quest'ottica, rimane molto importante, visto tutte le nuove terapie riguardanti la SMA, trovare dei biomarcatori utili. Questi possono essere, uno dei proposti sono i neurofilamenti, che sono stati visti, come abbiamo fatto anche una revisione della letteratura riguardante quello, l'efficacia, nel senso, come sono questi come biomarcatori nella patologia del motoneurone nella SLA, e sono stati proposti per quanto riguarda la SMA1 con un recente studio del 2019 che vede questi neurofilamenti che cambiano nel tempo quando nei pazienti trattati. In pratica, lo scopo di questo studio è vedere proprio se esiste
un miglioramento dei outcome dei pazienti con età diverse e profili fenotipici diversi, in particolare con i pazienti SMA3, valutazione di questi di quadri di risonanza muscolare, di studi elettrofisiologici su questi pazienti e la possibilità di trovare dei nuovi biomarcatori affidabili in tal senso. Per questo motivo lo studio è stato diviso in due parti, uno in quella di descrivere una casistica dei pazienti affetti di SMA3 e la seconda di trovare se c'è un nesso tra i neurofilamenti prima del trattamento e fino e dopo la quinta somministrazione siamo arrivati del trattamento. Per questo motivo sono stati sottoposti a tutti i pazienti a valutazione cliniche, scale motorie, neuroelettrofisiologia e risonanza muscolare. Invece nella seconda parte la casistica si è ampliata un pochettino di più per avere dei dati più consistenti su quelli sui neurofilamenti dosati nell'IQOR alla prima somministrazione e alla quinta somministrazione del farmaco. Nella prima parte, come vi descrivo, una casistica prevalentemente di pazienti di SMA3 che presentano in varia misura anche l'esordio della patologia, anche la durata della patologia, con dei dati per quanto riguarda nel miglioramento di quelli che sono le scale motorie validate come l'Hammersmith, non molto, nel senso non così entusiasti come quelli visti nella CHOP del SMA1, però correlati che non si vede un cambiamento di questa score, di questa scala, né per la durata della malattia né per l'età nel quale iniziavano il trattamento. Un dato anche questo interessante perché nei pazienti di SMA1 si vedono dei cambiamenti anche per quanto riguarda la neuroelettrofisiologia non ripetibili, riproducibili per i pazienti affetti da SMA3. Per quanto riguarda la risonanza muscolare, sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere tutte le immagini ad un anno di tutti i pazienti perché sono ancora in corso le infusioni, però è interessante vedere, siccome queste sono delle prime risonanze effettuate ai pazienti con gli SMA3, che esiste, come se vedete questo, il paziente ultimo ha una sostituzione totale del muscolo a livello del T1 che riguarda proprio anche il suo peggioramento clinico. Per quanto riguarda la seconda parte di studio, dove la casistica si è un pochettino ampliata, abbiamo dosato i neurofilamenti sia all'inizio, abbiamo confrontato i neurofilamenti dei pazienti di SMA3 prima dell'inizio del trattamento, senza con un gruppo controllo per età, senza riscontrare un'alterazione dei valori, diversamente come è visto nei pazienti affetti da SMA1, dove i valori dei neurofilamenti erano molto più elevati di quelli della popolazione studio. Questo, nel senso, fa un po' riflettere magari anche per la, diciamo, per il percorso della malattia, anche per la durata della malattia. Nonostante questo, per quanto riguarda i neurofilamenti a quelli a catena leggera, i neurofilamenti leggeri pre-trattamento erano un po' correlati con l'età nella prima infusione del farmaco e è leggermente correlati con la durata della malattia, che mostra proprio un po' la degenerazione, quello che succede realmente, la degenerazione del motoneurone, che è più graduale a differenza dei pazienti affetti da SMA1. Interessante, anche se ha i limiti, nel senso non così statisticamente significativo, è quello proprio la differenza di questi neurofilamenti tra pre e post trattamento. Dico pre-trattamento perché sono andata un po' veloce, perché c'è una fase di trattamento di 2 mesi, che è la dose di carico. Poi dopo questi pazienti vengono trattati ogni 4 mesi, con comunque delle infusioni dal punto di vista intratecale, che già una arachicentesi porta a dei rischi, è una procedura diciamo che ha dei rischi associati. Comunque dall'inizio alla posta, quella alla quinta, cioè siamo a 6 mesi di trattamento, si è visto un decremento dei valori sia per quanto riguarda i neurofilamenti leggeri sia per quello riguarda i neurofilamenti pesanti. Non riproducibile sfortunatamente questo dato per quanto riguarda le scale motorie. Nel senso, nelle scale motorie, la differenza di queste scale motorie non è correlata con la differenza del dosaggio di questi neurofilamenti. Le conclusioni
di questo studio mostrano che comunque in Usines garantisce una certa stabilità nei pazienti SMA3, anche se il nostro follow-up è un follow-up breve anche per la storia naturale della patologia, che è molto più lenta di quella della SMA1, con dei dati che si riproducono comunque dal punto di vista elettromiografico e anche dal punto di vista della risonanza muscolare. È stato un trattamento comunque, nonostante che è un trattamento semi-invasivo, diciamo così, ben tollerato in tutti i pazienti, e possiamo già proporre tra l'altro questa seconda parte di studio, adesso sottomesso come articolo, per proporlo come un dosaggio, come un possibile biomarcatore anche nei pazienti affetti di SMA3, il dosaggio di neurofilamenti nel liquor. Ovviamente per raggiungere dei dati statisticamente ancora più significativi servono dei studi molto di casistiche molto più ampie.